vi racconterò com'è che è successo che noi poi dall'Umbilà andammo a Gorongorone. Ogni 3 secondi un bambino muore a causa della fame, della mancanza di acqua e di cure mediche. Shalom io lo conosco, sono stato in Africa con i suoi volontari. Dal 1974 ha fatto scuole, case famiglia, orfanotrofi, panifici e ostelli da far gestire alle popolazioni locali. Sostieni il movimento Shalom con il 5 per 1000. Non ti costa nulla e darai una mano a milioni di uomini, donne e bambini. Sulla tua dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale in sovraimpressione. Movimento Shalom, aiuta chi aiuta. Buongiorno e bentornati a Peacemaker, siamo sempre qui, Claudia e Martina. Oggi visita ai campi estivi per i ragazzi più piccoli, nella casa Shalom a Colle Galli, nel comune di Montaione. Vi faremo vedere alcuni momenti, forse nemmeno i più significativi, nelle settimane estive di questi ragazzi che certo vivono un'esperienza importante della loro vita. Molti di loro tornano tutti gli anni e poi vanno avanti e ripetono l'esperienza a Fivizzano, il campo dedicato ai più grandi sulle Alpi Apuane, tra la Toscana e Liguria. Altri invece proseguono l'esperienza educativa come educatori ed animatori, sempre nell'impronta Shalom, all'educazione e alla mondialità. Siamo andati a Colle Galli insieme a Suor Henriette, che viene a raccontare il progetto 7 gennaio ricordando Matteo, per il completamento delle strutture della scuola secondaria per bambine a Doré, in Burkina Faso. La Mendrua! La Mendrua! La Mendrua! La Mendrua! Sulle testoni! Sulle testoni! De mon ami! De mon ami! E nuve! La me 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 ndua. La me 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 ndua. La me ndua. La me ndua. Sulle spalon. Sulle spalon. De mon ami. De mon ami. E tu vedo la danza, la danza, la danza. E tu vedo la danza, la danza, le pascià. Le mendua, le mendua, l'autre mer, l'autre mer, la mendua, la mendua, sulle panzons, sulle panzons, de mon ami, de mon ami, e nous faisons la danse, la danse, la danse, e nous faisons la danse. La men rua. La men rua. La men rua. La men rua. Sur les nasons. Sur les nasons. De mon ami. De mon ami. Et nous faisons la danse. 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 Bentornati a Peacemaker. Oggi avremo una puntata speciale. Suor Henriette dal Burkina Faso è giunta qui in Italia e tra le altre cose è venuta a fare un saluto ai bimbi del campo estivo a Colle Galli. Hello Henriette. Hello Martina. Can you explain why you are here in Italy? Yes, I am here in Italy for the progetto 7 gennaio. Ok, Suor Henriette ha detto che è qui in Italia per il progetto 7 gennaio. Can you tell us something more about this project? Yes, this project
is the fruit of sadness turned into love. Ok, diciamo che questo progetto è il frutto del dolore che si è trasformato in amore. Infatti, Gabriel Gronchi and his family unfortunately lost their son Matteo accidentally the 7th of July in 2007. Ok, tutto è iniziato quando la famiglia di Gabriele Gronchi ha perso suo figlio Matteo in un incidente il 7 gennaio 2007. Losing a son of 17 years is very sad. Perdere un figlio a 17 anni è una cosa devastante. Instead of staying in this sadness, they have chosen to make something in Burkina Faso for other young people like Matteo. Il merito di questa famiglia è quello che invece di chiudersi a riccio nel proprio dolore, hanno deciso di trasformare appunto il dolore in amore per gli abitanti del Burkina Faso. And through the movimento Shalom, they meet our Bishop Monsignor Joachim Ouedraogo, and in 2009 we started the school, the grammar school. Ok, quindi tramite il movimento Shalom la famiglia Gronchi ha incontrato l'arcivescovo, il vescovo di Dori, e quindi è stata poi successivamente fondata la scuola nella quale Henriette insegna. Yes, in the year, this year, this school year, we have 174 pupils. Yeah. Nella scuola attualmente studiano 174 ragazzi. 74 or 84? 74. Ok, 174. And then, so can you, what can you tell us more? I don't know, what do they study or what they are the main subject that okay. you teach? Okay, okay. In our school, we have 85 pupils who live with us sisters, and the other coming from their family. And every day we have some cool general class, Francesis, English, Mathematics, Physics and Science. Ok, quindi 85 dei 174 ragazzi vivono in pianta stabile con le suore, gli altri invece vengono dai villaggi vicini. E le materie che le suore insegnano sono inglese, francese, scienze e matematica. History also. Anche storia. That is very important. You have to know. Yes, yes. We follow the program, the national teaching program. Ok, quindi seguono un programma, ecco, di studio nazionale. National teaching, yes. And this year, the first pupils, they pass the exam, the first degree. Okay, so some of them, how many of them? Okay, there were 24 and 19 got their degree. Okay, so diciamo che tra questi ragazzi un certo numero si è laureato, mentre altri hanno preso una sorta di diploma. The 13th of July, there was a big dinner to celebrate the memory of Matteo and his mother Roberta that unfortunately died last year. Il 30 giugno di questo anno, appunto, c'è stata una festa per celebrare la fine della scuola, per celebrare Matteo e poi sua mamma, che se n'è andata qualche anno dopo di lui. È l'arancino! Nel tuo solo, ce l'ho messo io a posto. No, c'è anche nel mio, è quello di lui. Non sapevo qual era il suo piatto, perché ho un po'... Federico, se ti prendo ti faccio fuori. È troppo brillante. Che
Bene, io proseguirei questa intervista chiedendo un po' a Suor Henriette di, diciamo, focalizzare l'attenzione sulle questioni geopolitiche. Magari, ecco, potrebbe continuare descrivendoci la posizione di Dory, dove è situato, e le problematiche appunto dell'istituto nel quale insegna. So Henriette, can you tell us more or less precisely where is your school situated? Where is Dory situated in relation of Burkina Faso? Okay, my school is situated in Dory, and Dory is in the desert of Burkina Faso, the poorest part region of Burkina. So in Dory, many children do not have the chance, the luck to go to school. When we arrived in 2009, we took some girls in the village, some poor girls, to help them to continue, because if there was not the project Septuagenario, maybe they will not continue their school. Okay. Appunto, la scuola nella quale insegna Suor Henriette è la scuola di Dory. Dory si trova nella parte più a nord del Burkina Faso, proprio al confine con il deserto del Sahara, ed è quindi la parte più povera del paese. Appunto, stava dicendo che nel 2009 lei e le sue sorelle sono andate appunto nei villaggi a cercare le bambine per dare loro una chance, una possibilità per farle studiare, perché magari, come ipotizzava Suor Henriette, se non ci fosse stato il progetto 7 gennaio, queste ragazze non avrebbero potuto avere la possibilità di studiare, viste le estreme condizioni di povertà della regione. Mm-hmm. So, and can you tell us which are the needs of your school? How can we from Italy help you? Okay, from Italy, it is possible to help us by making sponsorship through the Movimento Shalom. Ok, uno dei mezzi tramite i quali possiamo aiutare la scuola di Dory è quello delle adozioni a distanza tramite il Movimento Shalom. Ricordiamo, appunto, sono adozioni finalizzate alla scolarizzazione. Allora, eravamo al Palio di Siena, c'era un fantino che intanto si preparava. Da poco e inizia la gara. Lui and traditional house.
di bambini, no? Ci sono due tipologie di bambini, quelli che sono un pochino più ricchi e quelli poveri, lo stesso vale per le case, cioè c'è chi ha la casa come la nostra, invece nei villaggi dove c'è maggiore povertà si hanno le case con i tetti di paglia, con le pareti fatte di fango essiccato, ecco, ci sono più o meno queste due tipologie di case. Sapere riguardo alla scuola, diciamo che loro hanno due grossi
grossi periodi di vacanza. Uno che coincide con la nostra estate e un altro che va da marzo a aprile. If you drive from March to April here, allora, quindi uno che coincide di solito con la Pasqua, l'ultima settimana di marzo e la prima di aprile, e poi la nostra estate, da giugno a settembre. Dimmi. Quanti anni hanno i bambini della scuola? Hanno, proprio lei insegna dei bambini che hanno dai 10 ai 18 anni. Quanti bambini ci sono in scuola? Ah, sì, la del 174. Quando sogna gli occhi aperti. La zebra quando sogna, non vuole rondini. E dai, Mardi, volevo soltanto augurare il tuo compleanno. Un altro anno è passato e faccio sempre le stesse cose. Certo, stai fermo di lì, trotta di là, mangio un po' d'erba e poi ritorno a qua. Capisco il problema, ma tu devi spezzare questa noiosa routine. Io? Butta via il copione, entra in gioco, puoi fare di tutto. Puoi inventare, improvvisare, perché funziona. Io? Arrivano i Sapiens, parti! Gloria! Forza Gloria, svegliati, siamo aperti! Che gentile! È venerdì, ci sono le gite! Sì, le gite, alziamoci e partite! Ogni 3 secondi un bambino muore a causa della fame, della mancanza di acqua e di cure mediche. Shalom io lo conosco, sono stato in Africa con i suoi volontari. Dal 1974 ha fatto scuole, case famiglia, orfanotrofi, panifici e ostelli da far gestire alle popolazioni locali.
Sostieni il movimento Shalom con il 5 per 1000. Non ti costa nulla e darai una mano a milioni di uomini, donne e bambini. Sulla tua dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale in sovraimpressione. Movimento Shalom, aiuta chi aiuta. Vi racconterò com'è che è successo che noi poi dall'umbilà andammo a Gorongoron. Viva la pap, 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 col pomo, pomo, giorno.